Ciao amici della pagina, stasera ho deciso di diventare più povero e quindi sono venuto in una di quelle che reputo essere tra le migliori steakhouse della città, ovvero Wolfgang. Siamo sulla sede della Park Avenue. Vi mostro il menu. Come molti di voi sapranno, le steakhouse sono forse le attività, anzi senza forse, le attività gastronomiche più costose della città, però ogni tanto ci sta a sperperare un po' di denaro. Adesso andiamo a scegliere cosa prendere. Ecco amici, come appetizer abbiamo preso questo tortino di granchio che si chiama sul menu Wolfgang's Crab Cake, non riesco proprio a dirlo, e quindi ho pensato che fosse una specie di piatto della casa, quindi sono curioso di assaggiarlo. Promette abbastanza bene per quello che costa, al modico prezzo di $30. Spero sia davvero buonissimo. E amici, è arrivato il coltellaccio griffato Wolfgang's, perché tra un po' si fa sul serio. Ecco amici, è arrivata la porterhouse, che è una cosa che non sempre riesco a mangiare perché la fanno minimo per due persone. Si tratta praticamente della lombata, il tratto posteriore della lombata, quindi è un pezzo particolarmente pregiato. E come contorno abbiamo preso le German potatoes, che non ho mai mangiato, la mia prima volta, e poi le tipiche steak fries, piatto particolarmente abbondante. E amici, confermo, carne eccezionale. Wolfgang confermo essere una delle migliori steakhouse della città, veramente un livello di carne superiore. È vero che sono molto care, ma veramente in Italia non si riesce proprio ad arrivare nemmeno lontanamente alla qualità della carne che si mangia qui. Non so da cosa dipenda, se dagli allevamenti, non so da cosa, però così è. Spesso leggo sulla pagina di gente che decanta la fiorentina. Credetemi, venite a mangiare in una steakhouse a New York e la fiorentina farà la figura dell'uovo Kinder in confronto. E amici, prima o poi doveva arrivare anche la parte amara di questa cena. Ecco il conto per due persone. Lo sappiamo, è caro, però dai, ogni tanto ci sta anche, perché ripeto, la carne nelle steakhouse di una qualità assolutamente superiore e di un'esperienza che prima o poi dovete fare. Eccoci amici, cena fatta, adesso sono ufficialmente più povero. Questa era la Wolfgang Steakhouse, che tra l'altro adesso è ormai arrivata, non so, ho perso il conto di quante succursali ci siano qui in città. Questa era la sede originale, che ha aperto proprio sulla Park Avenue all'angolo con la 33esima strada. A presto, ci vediamo sulla pagina.